Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video nel canale. Finalmente vi faccio vedere un po' di nuove creazioni in resina e queste le abbiamo realizzate assieme nella live, nell'ultima live che c'è stata venerdì. Però c'è stato un problema: prima di questo video doveva uscire un altro video in cui scoprivo delle creazioni in resina. Ma il problema qual è stato? Io ho parte di quel video, mentre la prima parte in cui scoprivo queste tre creazioni, credo, ma secondo me erano più creazioni, ma adesso non mi ricordo quali erano, che non ho trovato, insomma, la prima parte di quel video è andata completamente perduta. Quindi io ho deciso di fare una cosa: inserirò alla fine di questo video, quindi appena finiamo di scoprire queste creazioni qua, vi inserisco lo scopriamo dell'altro video, quello dove appunto ho perso il primo file, e le creazioni che non si vedranno in quel video ve le faccio adesso vedere, così diciamo già scoperte, perché in tantissimi mi avete detto: Nina, quando esce quel video? Quando esce quel video? E quel video è andato perduto in parte. Questa era la prima che volevo farvi vedere ed è una base tra l'altro nuova, perché avevo provato tutti gli stampi nuovi che mi erano arrivati da Freak Emporium e fortunatamente nella live li ho usati quasi tutti di nuovo e mi piace da morire come è venuta. L'ho fatta con un doppio colore, quindi più scura nei dettagli, più chiara sotto, e secondo me è venuta molto 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 bella, perché sì, essenzialmente mi piace davvero tantissimo. E appunto c'era questa qui, e poi forse, perché non me lo ricordo ragazzi, perdonatemi, non mi ricordo in quel pezzo di file cosa c'era e cosa non c'era, vi avevo fatto vedere questa base qui sbrilluccicosa con doppio colore, che era tipo pastellosissima e bellissima, e questa decorazione qui, che però in quel video vi avevo detto non mi piaceva tanto, perché ho messo il blu oceano sul retro e volevo una luminescenza sul celeste davanti, ma ho sbagliato pigmento, visto che era base bianca non me ne ero accorta e ce ne ho messo uno che ha dato l'effetto viola e non mi piace come è venuto, però era tanto per farvi vedere quanto bella fosse questa decorazione. Andiamo a scoprire queste creazioni qui, e poi appena finirò queste vedrete l'altra parte del video con le altre creazioni, perché in quel video scoprivo anche i miei nuovi nuclei cristallo di rugiada piccoli piccoli, quindi ci tengo che vediate anche quel video. Come prima cosa andiamo a scoprire questi qui. E li ho fatti con un verde scurissimo, non so se vi ricordate, dalla videocamera sembra quasi nero, ma è verde scuro scuro scuro, perché mi serviva per le basi a tema natura, e siccome c'era tanto scarto ci abbiamo spennellato dentro il pigmento che è già sulle mie dita, e appunto sono verdi scurissimi. Vediamo come è venuto con il pigmento. No, che carino, bellissimo. Ecco, davanti si vede che era verde, perché si vede la base verde nelle punte così. E cosa è successo a te? Ecco qua, si vede che appunto era verde, e mi piace un sacco come è venuto, è molto molto bella come decorazione, sì, mi piace. E sono appunto due, questo è uno stampo nuovo di Freak Emporium, vi lascio il link di Freak Emporium qui sotto nell'info box, questo è l'altro, e sono veramente bellissimi e magari mi serviranno per qualcosa a tema natura. Mi dispiace che non si vede tantissimo il verde, ma per qualcosa a tema natura, e sono bellissimi secondo me, sono troppo troppo belli. Questo qui è venuto un po' più verde rispetto a questo, non so perché, oddio non lo so, comunque ci sono questi qui. Ho colato lo stesso stampo, questa volta con del rosa e un pigmento con base rosa dentro, che quindi non vedo l'ora di vedere. Vediamo com'è venuto. Oh, che carino! Non so se si riesce a vedere quanto brilla, ma ragazzi, è bellissimo. E poi c'è l'altro. Oh, che carini! Madonna, quanto brillano, ragazzi! Sono bellissimi. Allora, poi vorrei scoprire questa qui che ho fatto con un foils viola, che poi dovrò aggiungere in questi piccoli spazietti, ma vabbè, quello lo faccio dopo. Vediamo com'è venuto con questo foils da dietro, questa base. Mi interessava vederla perché ha tanti dettagli tridimensionali, quindi potrebbe essere venuta molto molto bene. Questo è lo stampo che trovate da Freak Emporium. E oddio, che bella! Oddio, è venuta bellissima. Aspettate che adesso la ritaglio tutta e ve la faccio vedere meglio. Eccola qua! Mi dispiace soltanto che non si veda tantissimo la colorazione viola, perché probabilmente questi dettagli, che sono molto più profondi, sono distanti dal foils, però è troppo bello, è venuto benissimo. Penso che poi andrò a riempire questa parte qui, perché mettermi a ritagliare questa parte di Angelina significa rovinare tutto quello che c'è invece sulla base, quindi riempirò con della resina poi questa parte qui, in modo da creare una base piena. Ma ragazzi, mi piace un sacco, ha un effetto fantastico. Guardate che carina, è super iridescente, non vedo l'ora di usarla. Questa base è stato un ottimo acquisto, perché devo essere sincera, ci si può giocare con vari effetti, quindi da effetti di colore a effetti di luce, e davvero questa qua mi piace un sacco e penso che me la vedrete usare molto molto presto. È davvero bellissima, soprattutto in realtà mi ispira tanto per le sirene, perché essendo un po' più grande come base, perché comunque
è piccolina, ma non tantissimo. Una sirena me la prende abbastanza, mentre una fatina potrebbe risultare troppo piccola rispetto alla base, però è davvero bellissima. Poi, guardate cosa ho fatto! Vabbè, l'avete visto in live? Ho colato tutte le bollicine, tutte in rosa, questa volta con super super pigmento iridescente. E vabbè, queste qui sono venute via tutte assieme. Guardate quanto sono belle, oddio, le amo. Queste poi dovrò andarle a ritagliare tutte e le aggiungerò alla mia collezione di bollicine, che poi, vabbè, lo sapete, le uso. Guardate! Guardate quanto ci stanno bene su questo colore! No, ok, farò una mega base a tema marino, bellissima, promesso. Poi ci sono tante altre bollicine, ho fatto tutto lo stampo. Anzi, ora le esco tutte e ve le faccio vedere tutte assieme, che è meglio. Eccole qua, guardate quanto sono belle, super super rose ed iridescenti, sono davvero fantastiche, a me piacciono tantissimo, sono bellissime e poi sono veramente super versatili e in rosa sono fantastiche, oddio sono felicissima di come sono venute, che bello e penso che vedrete farò tipo tutta questa base piena di bollicine, ok, ora mettetevi tutte qui, ok, questo rosa mi piace un sacco. Poi, ho fatto di nuovo la conchiglia. Tra l'altro, qui c'è uno scartino che devo assolutamente tagliare, se no non viene incollata. Questa conchiglia qui la vedrete anche nelle clip subito dopo perché l'avevo già scoperta e vi faccio vedere un attimo velocemente come viene poi incollata. Eccola qua, viene tutta così. Così questa qui la posso incollare dopo senza farvi aspettare. Anzi, per voi sarà subito, ma poi io dovrei aspettare per continuare a filmare il video. Quindi usciamo anche questa parte. Aiuto! Allora, beh, tra l'altro, visto che ci è venuto tanto scarto, guardate, ma no, ma che figata! Lo scarto me la mantiene in piedi già da sola. È soltanto che andrebbe piegato lo scarto. Beh, visto che lo scarto me la mantiene in piedi già da sola, credo che lascerò lo scarto e che anzi collerò sempre questa creazione con lo scartino. Vi consiglio di farlo anche voi, quindi cercate di far andare qui sopra la resina perché così non dovete stare ad incollare e le date la forma che volete. Io la chiudo leggermente e questa è la forma che mi piace. Guardate quanto è bella! È troppo troppo bella! Super super rosa iridescente, mi piace da morire. E poi anche qui sopra magari la vado a decorare con le bollicine rosa. O magari ci metto un po' di questi qui. Non lo so, posso fare tante cosine belle. Questo stampo ve lo straconsiglio. È troppo bello, guardate qua. Ed è un originale Frick Emporium questo. È troppo bella, veramente troppo 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 bella. Mi piace un sacco. Ok, adesso andiamo a scoprire questo qui che ho fatto sempre in rosa. Oh, che carino! Dio, io amo questo rosa con questo pigmento che ho anche sulle mani. Ma è troppo troppo bello, mi piace un sacco. È bellissimo! Yeah, sono felicissima di queste decorazioni perché fanno venire tutto molto molto bello. Poi c'è questa base con uno stampo di Gia che ho fatto trasparente con un po' di pigmento soltanto nei dettagli. E mamma mia, quanto è carino! È venuto esattamente come volevo io. Ho provato a farlo trasparente al centro, vedete? In modo da dare questo effetto un po' magico con i pigmenti che vedete, si vedono come se stessero svolazzando nell'aria, quei mini glitterini, e tutto il pigmento invece intorno che dà colore sulle farfalline e i ghirigori. E sinceramente mi piace davvero tantissimo, è un effetto magnifico secondo me. Guardate che bello, mi piace un sacco e non vedo l'ora di usarla. È troppo bella questa creazione, troppo troppo. Bellissima, yes, sentite parlare Christian di lì che gioca al computer comunque. Poi c'è questa qui a tema natura, sempre verde, che credo però vada lucidata perché ha un sacco di pigmenti, ma probabilmente non si vede niente. Vediamo. No, no, ma si vede. Oh, che carini. Cosa è successo qui? È venuto via un pezzo di gomma? Sì, ok, perfetto. Che carina, è venuta benissimo. Allora, su questa base ho utilizzato il pigmento polisucco, quindi una base di pigmento verde. C'era anche del pigmento olografico, ma non si vede purtroppo. Peccato perché avrebbe dato dei giochi di luce bellissimi. E poi ho colorato con del viola soltanto i fiorellini, questi piccoli boccioli. Avrei dovuto fare anche questi, ma me ne l'ho dimenticata. Ed è bellissima, mi piace un sacco. Guardate qua quanto è bella. Wow, è venuta super super a tema natura e non vedo l'ora di utilizzarla. Poi ovviamente il pigmento polisucco è anche chameleon, quindi cambia un po' colore in base a dove lo guardiamo. E mi piace un sacco, qui sopra ci andrà subito una fatina, molto molto bella a tema natura. Bellissima, yeah, sono felicissima di come è venuta anche lei.
con gli stessi pigmenti ho fatto altre due basi, sempre indirizzandomi sull'ultima natura, cioè questa qui con lo stampo di Gia. E oh, quanto è venuta bella anche questa, mi piace un sacco. Anche qui c'è il verde scurissimo, ecco, su qui si vede bene, verde scuro scuro dietro. Non so perché il retro si sia opacizzato, guardate, è tipo si è opacizzato, ok. Comunque anche questa qui è bellissima, questo pigmento polisucco ci sta davvero benissimo quando si vuole fare qualcosa a tema natura. Ed è veramente bellissima. Yeah, che bello. Sono molto molto contenta. Poi c'è questo qui che invece è un originale Frick Emporium. E anche questo qui l'ho fatto con lo stesso pigmento. Bello, anche questo mi piace, bellissimo. Qui l'olografico che ci avevo aggiunto si vede. Vedete nei lati, si vede abbastanza. Ed è veramente tanto tanto bello. E siamo arrivati praticamente alla fine perché le ultime cose da scoprire sono degli scartini sempre con del verde. Questa è la prima gemmina, guardate che bell'effetto di luce è venuta su. Queste gemmine sono bellissime. Ma guardate che bell'effetto olografico e luminescente è venuto. E questo qui è l'altro cristallino. E sono veramente belle, cioè ragazzi, sembrano delle pietre magiche. Mi piacciono da morire, non vedo l'ora di usarle queste, sono veramente fantastiche. Wow, che belle, guardate quanto brillano. Questo è stato tutto ciò che abbiamo scoperto assieme. Adesso vi lascio alla seconda parte del video che riguarda invece quello scopriamo che appunto di cui ho perso il primo file. Quindi spero che vada bene comunque per voi. Alla fine starete scoprendo più creazioni. E io vi mando un bacione gigantesco e vi lascio alla seconda parte. Allora, andiamo a vedere questa base qui invece che è realizzata con uno stampo di Gia Creation e un colore tipo che mi era venuto ieri troppo troppo bello. Vediamo com'è venuto. Oddio, che bello e quanto sbrilluccica! Oddio, c'è troppa luce, non si vede, ma guardate quanto sbrilluccica! Poi ho fatto le prove con degli scartini delle navette che ho preso appunto nell'ultimo ordine da Frick Emporium. Ora le esco tutte e ve le faccio vedere. Allora, eccole qui. Allora, alcune sono venute, vedete, con troppo troppo scarto, però vabbè, è molto difficile far andare poca resina dentro e soprattutto esteticamente sono bruttine, nel senso che è solo un po' di scarto con questo rosa che con questi glitter non ci sta per niente bene. Ma proverò comunque giusto per vedere come viene lo stampo ed è bellissimo, sono super super lucide, non posso muoverle più di tanto se non le perdo tipo subito queste, però nei prossimi video sicuramente me le vedrete fare con effetti super super carini. Poi ci sono questi qui che sono i due stampi con i dettagli vittoriani, barocchi, insomma, e non vedo l'ora di scoprirli, quindi senza che togliere lo zoom, che ce l'abbiamo già bello pronto, andiamo a vedere come sono venuti questi. Aiuto, vieni fuori. Allora, questo è il primo. Oddio, che carino questo rosa poi iridescente, è lo stesso della conchiglia ed è bellissimo. È troppo troppo bello, non vedo l'ora di utilizzarli per qualche creazioncina questi. Poi ho realizzato questi cristalli qui, voi direte Nina, ma ci hai lasciato lo zoom così? Sì, ragazzi, più comodo. Allora, questi cristalli sono nati dagli scarti di quel colore che avete visto prima nella base, che poi in realtà sono colori misti che ho usato per varie creazioni, no? E quindi io ho deciso di fare i miei amati cristallini bellissimi. Allora, il primo che vi mostro è questo qui. Oddio, che effetto! Guardate qua. Purtroppo la resina non era abbastanza, quindi è venuto un po' vuoto, però guardate la bellezza. Perché mi ha dato enormi soddisfazioni. Vieni fuori! Ok. E poi c'è questo qui che invece ha un taglio più netto, nel senso che c'è il celeste sotto e il rosa su, ma no, vabbè, ragazzi, perché poi brillano tantissimo. Mi piacciono da morire. Vedete, questi sono in pandan con la base. Andiamo a vedere questo, come è venuto il tutto. Ho usato il verde acqua scuro scuro e ci ho spennellato dentro un po' di pigmento. Allora, è molto 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 bella, la creazione è fantastica e tra l'altro mi ricorda un non so che di marino, quindi sarebbe perfetto per le sirene perché c'è sotto questa mega conchiglia e quindi penso che la userò per qualche sirena e magari realizzerò una specie di combo di varie decorazioni. Mi piace. Però, devo essere sincera, la tonalità di questo qui che sarebbe il verde oceano della Pentasol con questo qua è il Mermaid Viola, sono carini insieme, ma non so se sono fatti, cioè non so se ci stanno così tanto bene, quindi fatemelo sapere voi nei commenti, secondo voi devo usarlo con qualche creazione? E ho fatto anche il suo gemello piccolino con una sfumatura invece, senza metterci nulla se non mi sbaglio. Oh, che carino! Peccato per gli scarti, ma è bellissimo! Ora veniamo a noi. Allora, io ho preso questo stampo che ha tanto
tanti mini cristalli perché ho pensato di farci dei mini nuclei cristallo. Perché? Perché non sono mai troppo soddisfatta, mi piace lavorare in piccolo, anche se non sempre, ma mi piace lavorare in piccolo perché per me è un po' come superare i propri limiti. E non lo so, ho pensato di realizzare dei nuclei cristalli piccoli. Ora, sicuramente tirarli via sarà un disastro, sicuramente si deformeranno un pochino, ma poi tranquilli perché tornano alla loro forma originale. Quindi adesso mi metto di santa pazienza, li esco e ve li faccio vedere perché c'è tanto da scoprire. Iniziamo con questo qui, che è quello in cui non ho inglobato niente, perché ero convinta, quando ho creato le creazioni da metterci dentro, ero convinta che ne devo fare 4 e gli stampi sono 4, e poi quando ho preso lo stampo ho detto ah, ma sono 5. Quindi andiamo a scoprire prima questa qui. Oh no, non posso farvelo vedere. Ok, allora li scopro e ve li faccio vedere. Allora, questo è il primo stampo, c'è un po' di scarto, ma ci ho inglobato soltanto dell'Angelina film dentro. Qui si è un po' schiacciato, spero ritorni alla sua forma. Ah no, non si è schiacciato, è proprio così il cristallo, ok. Spero ritorni alla sua forma originale. E mamma mia quanto è bello, è piccolissimo, è bellissimo. Cioè ragazzi, mi piace un sacco. Spero siano venuti bene anche gli altri. Allora li scopro tutti e ve li faccio vedere tutti quanti assieme. Ta-da! Yeah, ragazzi, non potete capire quanto sono felice. Oddio, non si vede bene tutto, ma ora vi faccio vedere una alla volta quanto sono felice che siano venute così bene. Allora, gli stampi sono perfetti, sono fantastici, super lucidi, trasparentissimi, ma soprattutto nelle forme mi piacciono da morire. E come vedete mi sono sbizzarrita un po' a tema primavera e ho fatto qualche fatina da inglobare in questi mini mini nuclei cristallo, che appunto diventeranno dei mini nuclei cristallo di rugiada, quelli che già conoscete, più grandi. Questi sono la versione piccolina, io spero vi piacciono, perché se vi piace la versione così piccola cercherò di lavorarci tanto con questi stampi. La fatina qui dentro è la più piccola in assoluto, perché il buco in realtà da dove doveva entrare, che sarebbe questa parte di scarto qui, era davvero molto piccolo, quindi mi sono uccisa, credetemi. In realtà ce n'è un altro di cristallo, che era questo qui, che anche mi piace da morire, ma come vedete c'è solo dell'angelina inglobata dentro, perché mentre creavo, come vi ho detto poco fa, le bamboline, non mi sono resa conto che nello stampo erano 5, quindi ne ho fatte solo 4, ma la prossima volta me ne troverete anche 5 piuttosto che 4. Io spero tanto che vi piacciono perché sono innamorata e ora cerco di farvele vedere per bene. Allora, queste qui sono le micro micro fatine della primavera. Abbiamo questa qui in questo cristallo che ha una forma fantastica. Lei è tutta sulle tonalità del lilla, ha le ali viola e anche lei dietro, ovviamente tutte quante hanno dietro l'Angelina film, perché secondo me ci sta benissimo per i colori che fa. Questo è il cristallo, ovviamente questa parte che vedete qui va rifilata, però questo è il cristallo ed è, mio Dio, bellissimo. C'è questa qui che è stata pensata per essere in questo verso, lei sta svolazzando in questo verso qui lasciandosi cadere nell'aria, e infatti mi piace tantissimo che si sia andata a posizionare su quel lato piuttosto che più al centro, perché qui come vedete c'è una parte del cristallo, proprio il cristallo reale fatto così, tutto zigrinato, e quindi da qui si vede benissimo la fatina e mi piace da morire. Guardate qua, questo è il suo cristallo. Poi c'è questa qui che è la mia preferita in assoluto, perché la fatina all'interno è una fatina rosa e mi piace da morire come è venuta. Secondo me è la migliore, è venuta meglio di tutte le altre. Questa ha tante tante sfaccettature, questo cristallo. Ve lo faccio vedere per bene. E mi piace da morire come è venuta lei. È bellissima, cioè mi piace, ragazzi, davvero mi piace tantissimo. Spero piaccia anche a voi, non vedo l'ora di mostrarvele con una foto fatta bene. Questo qui è il cristallo, quello più piccolino, che ha all'interno una fatina, ma guardate ragazzi, è così piccolo che non so come farvi vedere la fatina al suo interno. Oddio, non riesco a metterla a fuoco per quanto è piccola. Ne sono davvero stra contenta, perché sono una più bella dell'altra e spero vivamente piacciono anche a voi, perché se vi piacciono io per il prossimo up ne preparo tipo 1,5 milioni e ne preparo tante. Soprattutto ditemi se secondo voi questa, no non è questa, dov'è l'altra, tu, se secondo voi lei la devo lasciare per così o per così.
Secondo voi com'è meglio? Perché per così sembra tipo sia un po' ammoccata. Non so se si dice così anche da voi, mentre per così ha un senso. Quindi fatemi sapere se vi piacciono. Ovviamente farò anche le sirene micro micro micro. E ragazzi, cioè, è bello perché da lontano non direste mai che c'è qualcosa dentro. Invece sì, ci sono delle micro fatine. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi prego, sono troppo emozionata, sono bellissime. Spero tanto appunto che le creazioni vi siano piaciute. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.